Eccoci qua, benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast In Controtendenza, un podcast che vuole raccontare la vita di imprenditori, atleti, liberi professionisti che hanno reinventato il loro ambito. E oggi con Gabriele penso che forse una delle puntate più interessanti. Innanzitutto benvenuto Gabriele. Grazie, essere qui. Grazie perché mi avete scelto, insomma. Con Gianluca Lambusta di Ginocchi In Controtendenza. In Controtendenza. La tua storia è veramente in controtendenza, rispecchia un po' quello che vorrei portare. Io in questo podcast, come poco fa ti raccontavo, voglio un po' portare il mio egoismo nell'essere imprenditore, perché a me piacciono le storie di successo, sapendo che dietro c'è, non dico sofferenza, ma ci sono tante sfide. Le sfide comunque portano un po' di sofferenza, un po' di dolore, però poi c'è anche la voglia di voler avere successo. E io, leggendo un po' la tua biografia, avendo anche visto, oltre a aver mangiato la tua pizza, ma avendo anche visto altre referenze, riferimenti, mi sono appassionato un po' della tua storia, che però oggi vorrei raccontare sotto il punto di vista professionale, ok? Perché secondo me l'imprenditore racconta molto della propria persona con quello che fa ogni giorno. La prima domanda che ti faccio è: chiaramente tu hai reinventato la pizza, hai proprio più di controtendenza di questo non c'è niente, no? Da dove nasce questa voglia di reinventare? Nasce tutto 20 anni fa, perché comunque a oggi sono 21 anni di carriera, addirittura sono 21 anni che siamo sulla cresta dell'onda, sono 21 anni che ci raccontiamo, quindi che facciamo storia. Quando il tempo traccia un disegno, hai fatto la storia, quindi è tanto tempo che disegniamo quello che è la nostra azienda, alla fine quello che sono i nostri gesti da imprenditori, le nostre visioni soprattutto. Nasce 20 anni fa. Io lavoro in un ristorante di successo a Roma come chef, quindi ero uno dei chef più giovani. In quel momento avevo 24 anni e già stavo, insomma, a capo di una cucina. E a quel punto decido di cambiare quello che erano le visioni del cibo. Ok, non mi interessava più la gente che era seduta a tavola, ma mi interessava tantissimo consumare materia prima. E che cosa di più di un consumo così veloce, così rapido della pizza? Quindi mettere tutta la mia conoscenza su quell'impasto, perché non dimentichiamo il ragionamento che ho fatto, che la pizza è soltanto un impasto, ma sovraggirano 2500 ingredienti, che se vengono spostati tutti su un consumo agricolo, puoi fare una rivoluzione. E quindi nasce facendo una transizione dalla cucina a, diciamo, alla pizza, no? Sì, questa scelta, no? Comunque eri un cuoco, uno chef di successo a Roma, no? Anche se eri molto giovane. La scelta è nata dalle mie due grandi passioni, che è quella della panificazione e quella della cucina. Ricordiamo sempre che la passione è fondamentale sul nostro lavoro, perché è un lavoro fatto di passione e di fatica. Se levi la passione rimane solo la fatica. Quindi il gesto della mia passione era esattamente cucinare su un impasto di pane, quindi sulla panificazione. Pane più ingredienti fanno pizza. Io non mi sono mai sentito un pizzaiolo, mi sono sentito sempre un cuciniere, un uomo che faceva da mangiare, esattamente questo. Hai cambiato luogo, hai cambiato magari la base del tuo voler condividere qualcosa che è diventato la pizza, magari prima era... Ma prima era un piatto, assolutamente, esatto. Sì, però anche su questo è un ragionamento diverso, perché, ripeto, la curiosità per me è il cibo più importante, il cibo che mi nutre più di tutti è la curiosità, e la curiosità viene sempre dalla terra, dalla materia prima. È quello che poi anche mia mamma e la mia famiglia mi ha insegnato, no? Il cibo buono è un cibo etico, e utilizzarlo tutto sulla pizza è importante. Io ripeto, quando ho aperto è stato difficilissimo, perché la gente non riconosceva quel prodotto come pizza, lo vedeva come qualsiasi altra cosa. Era quasi più una provocazione gastronomica. La tua. La mia, ok? Cioè, quella proposta, quelle basi di pizza con sopra tutto questo ben di Dio. Era difficilissimo da spiegare e impossibile da vendere. Più che altro perché andavi in controtendenza alla classica pizza romana, no? Quella che tutti quanti consumavano all'epoca. Assolutamente sì. È stato esattamente una visione completamente diversa. Ma la missione ancora doveva essere disegnata, non c'era una strategia, e forse non c'è stata per quasi 18 anni, 19 anni. Diciamo che in questo momento, solo in questo momento, mi sento in rapporto totale con un'amministrazione, uno staff che comunque gira intorno a un pensiero in maniera perfetta, quindi numeri,
quindi i gesti e quindi i risultati. E questo è interessante a livello imprenditoriale, perché poi arriviamo un po' anche alla gestione, perché c'è una visione, poi c'è una gestione, saper gestire delle persone che possano trasmettere la tua visione ad altre persone. Però voglio tornare leggermente indietro. Quando mi hai parlato delle materie prime, no? E mi hai raccontato che appunto a casa tua ti hanno trasmesso questa cosa. Io penso che una persona che vuole condividere con un piatto, che possa essere una pizza, che possa essere un piatto, debba raccontare un po' chi è. Perché hai questo attaccamento alle materie prime, no? Soprattutto regionali, locali anzi direi. Allora, più che locali, cioè, si parla proprio di civiltà, di civica in questo caso, anche perché noi in 20 anni, diciamo, il mio sogno era veramente di chiudere un cerchio che è fatto di agricoltura e che è fatto di consumo. E come l'ho chiuso questo cerchio? Osservando Roma. Roma, osservare Roma vuol dire osservare il 47% dell'area in agricoltura. Noi a Roma, i nostri cittadini sono i nostri contadini, ok? È molto importante. E non dimentichiamo che Roma è la prima città agricola in Europa, con il 47% di area coltivata. Non stiamo parlando, stiamo parlando di qualcosa di grande. E io, lavorando con questa azienda agricola, che addirittura una buona parte sono addirittura su terra pubblica, sono riuscito in qualche modo di coltivare indirettamente la mia pizza. La mia pizza è una pizza coltivata, ogni morso sono centimetri quadrati di terreno coltivato a Roma, e questo è importantissimo, anche perché poi tutto questo deve essere amministrato, ok? Non è soltanto un grande sogno, viene amministrato su numeri importanti, su numeri alti. Il nostro consumo è veramente elevato, noi facciamo la differenza soprattutto sulla coltivazione dei cereali. Okay. Anche 60 ettari di Roma abbiamo coltivato. Noi coltiviamo 60 ettari di Roma perché ci servono 60 ettari di resa di cereale sul nostro pane, sulla nostra pizza. Pensi che sia importante tutto questo discorso al consumatore? La persona che viene a mangiare da te apprezza questa cosa? Cosa apprezza di più, la pizza di Gabriele o il messaggio che c'è dietro alla pizza di Gabriele? Allora, apprezza il morso. È importantissimo che tutto questo si chiuda intorno a una grande golosità, che quello che si mangia non sia una penitenza, perché fino a oggi abbiamo sempre messo abbiamo sempre mangiato un biologico che è molto difficile da masticare. Quindi anche lì la tecnica si deve sposare con la filosofia, la tecnica nel fare deve diventare un prodotto goloso, fatto bene, unico, un morso super buono, altrimenti sono soltanto chiacchiere. E tu in tutto questo frangente chiaramente hai dovuto, allargando, io voglio capire un po' qual è stata la tua scalata, partendo dalla prima pizzeria che, se non ricordo male, si chiama Pizzarium, no? Pizzarium. Che si trova ancora adesso sempre vicino a Via della Meloria, sì. Ok. Hai dovuto trasmettere questa tua visione, perché sei un visionario, no? Hai dovuto trasmettere questa persona questa visione ad altre persone. È stato difficile. Quanto tempo ci hai messo a trovare veramente delle persone che hanno sposato la visione? Soprattutto all'inizio, magari, che eravate più piccoli. All'inizio, quando eravamo più piccoli, era molto semplice, tra virgolette, perché eravamo comunque temerari. Chi veniva a fare la pizza da me non erano pizzaioli, erano soprattutto cuochi, gente che nel curriculum aveva la cucina, non aveva la pizza, erano curiosi, era gente che poi a un certo punto l'ho vista fare carriera nei ristoranti anche molto importanti, i cosiddetti stellati. Comunque nel loro curriculum è importante che ci fosse il mio nome, perché vuol dire che hanno una preparazione sotto il punto di vista della materia e del lavoro etico. Certo. E questo è importantissimo. Trasmetterlo è stato difficilissimo, c'è stata una grandissima comunicazione, ma una comunicazione senza controllo, forse anche troppo sanguigna, troppo forte, quasi barbara come comunicazione. E questo a loro piaceva tantissimo. Io non mi dimenticherò mai, il primo staff che avevo aspettava mezzanotte che arrivasse il pesce, perché noi compravamo il pesce sulla pesca direttamente. Okay. Quindi, che ne so, il pescatore aveva tirato su una ricciola, il primo chiamava a me e diceva: c'è una ricciola da 15 kg, la posso arrivare? Quindi addirittura noi arrivavamo primi dei ristoranti, semplicemente per metterlo su un banco di pizza a taglio. E questo è importante. E poi soprattutto continuare i gesti che erano dei cuochi sui piatti. Noi siamo stati i primi a chiudere la pizza sul banco con una salsa, con un fondo, eccetera. Quindi la nostra pizza spesso viene chiusa sul banco. C'è il trancetto e c'è il ragazzo del banco che chiude con una polvere, una salsa, un tartufo, eccetera. Questo è anche un gesto importante. Hai dei fedelissimi, delle persone che ti sei portato dietro dal principio, no? Proprio
un tuo inner circle, qualcuno che ti sei portato dall'inizio? Allora, i nostri ragazzi, i nostri dipendenti, se così si vogliono chiamare, ma preferisco chiamarli ragazzi, c'è gente che lavora con noi da 15 anni, ok? E che conoscono benissimo il pensiero, sono quasi loro quelli che sono attaccati alla perfezione, perché comunque intorno a tutto questo gioco che si chiama azienda c'è un accanimento sul lavoro e sul prodotto, che non è soltanto mio ma anche dei miei collaboratori. Sono molto fiero della mia squadra e sono molto contento dei ragazzi che lavorano per me. Ottimo. Ma ecco, l'ossessione, hai detto una cosa bellissima, perché per diventare il numero uno devi essere ossessionato in qualcosa. Tu sei ossessionato nel tuo, no? E trasmettere questa ossessione ad una persona che l'hai definito poco fa un dipendente, cioè una persona che non è nata con questa idea, sei stato tu a trasmetterla, ti sei fatto aiutare da qualcuno, cioè come hai fatto a fare questa cosa? Io sono curioso da questo punto di vista, perché ognuno ha le proprie ossessioni, no? Però quando devi trasmettere, devi dire quella è la direzione, non è mai semplice. È la cosa più difficile in assoluto, è assolutamente difficile, perché comunque nasce tutto da un pensiero, che non è commerciale, ma ho creato un'azienda super commerciale. Noi facciamo anche 400 kg di pizza in un punto vendita, okay. Quindi più commerciale di così, certo. Si muore. Pensate che consumo agricolo c'è su 400 kg di pizza, quanta gente mangia la nostra pizza da tutto il mondo. E quindi sì, c'è questa difficoltà c'è stata, ma deve essere un po' suddivisa, quindi entri un attimo nella situazione manageriale, insomma, diciamola così. È l'amministrazione che in qualche modo si occupa di mettere in riga i ragazzi sotto il punto di vista sindacale, e logicamente i gesti partono tutti da quelli che erano i vecchi gesti di Pizzali, non sono mai cambiati. Quindi cioè Pizzalium mattine, è la pietra fondante, quindi si cucina carne, si lavora con materie prime eccezionali e tutto, però non dimentichiamoci che tutto questo fa parte di una scala di lavoro. Noi oggi contiamo in due punti vendita più di 40 dipendenti, soltanto in due punti vendita, e il lavoro è logico che è un lavoro pesante, particolare. Sono ambienti duri. Soprattutto la cucina, me l'hanno sempre raccontata, come un ambiente molto duro. Soprattutto la cucina, sì. Una domanda, per quando prendi una decisione, no? Soprattutto a livello imprenditoriale, c'è qualcuno con il quale ti confidi, oppure sei tu che prendi le decisioni? Allora, quando ero solo io a prendere decisioni, fino a poco tempo fa, non è mai stato un periodo giusto. Quando ti impunti su decisioni, eccetera, questo fa parte un po' di un carattere vulcanico. Tutto quello che è stato costruito nasce tutto da terremoto, non nasce mai da un architetto, insomma, è un po' molto naturale quello che nasce. Oggi il confronto con numeri, con amministrazione, quindi con quello che insomma ho costruito, è un confronto sano, e penso che stiamo sulla direzione giusta. In questi quest'ultimo anno stiamo nella direzione giusta, proprio perché il pensiero viene gestito da un'amministrazione perfetta. La mia amministrazione ha tutto aggiornato fino all'ultimo minuto. Se io alzo il telefono e chiedo quanta mozzarella abbiamo consumato fino ad oggi, io ho esattamente il numero di chili di mozzarella consumati, e questa è la gestione più giusta, soprattutto quando si usano materie prime di un costo, qualità, certo. C'hanno un costo altissimo, cioè la mia mozzarella costa 11 euro, una mozzarella classica da pizza 6,57 euro, cioè c'è un'ottimizzazione processo. Assolutamente sì, ma soprattutto si deve reinventare anche l'amministrazione. È stato qui il punto difficile, non è stato facile mettere insieme la produzione con l'amministrazione, proprio perché il mio pensiero non favorisce troppo la parte dell'amministrazione, quindi è un'amministrazione molto 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 severa, che comunque va super rispettata. Ma anche perché nasce tutto dal genio, dal tuo estro, e poi hai dovuto mettere i numeri, anche e poi perché sì, per guadagnare numeri, bisogna fare margine. Assolutamente sì, però sotto quel punto di vista io lascio tutto quanto alla mia socia, insomma, che gestisce una bella macchina. Senti, invece all'estero? Tu ti sei affacciato all'estero nel 2017 a Chicago? Allora, nel 2017 abbiamo cominciato a fare l'America con un contratto molto particolare, abbiamo messo il mondo, eccetera. Logicamente sta andando molto bene, perché comunque sono tre punti vendita tutti quanti a Chicago.
sta andando molto molto bene, ma si poteva fare di più. Quindi speriamo che con i nuovi contratti e il nuovo, cioè stiamo revisionando un po' quelli che sono le situazioni che abbiamo fuori, speriamo che ci abbiamo dei risultati che sono ancora più forti. Comunque anche lì si può cambiare tantissimo. L'unica cosa che posso dire è che è stata la prima pizzeria a taglio che ha avuto successo, perché in America hanno avuto fallimenti migliaia di pizzerie, e non sto scherzando, parlo proprio di numeri a tre zeri. Migliaia di pizzerie hanno aperto e hanno chiuso pizzerie a taglio. Noi siamo riusciti invece addirittura a triplicare. Siete solo a Chicago? In America al momento siamo solo a Chicago, ci siamo affacciati a Miami, ci siamo affacciati in New Orleans, però diciamo che siamo ancora in strategia, ok? Nonostante è passati più di 5 anni, insomma, stiamo ancora in strategia, quindi questo è l'ultimo incontro che facciamo prima di avere, insomma, una strategia di esportazione, però sarà soltanto in America, poi il mondo me lo farò da solo. Il punto vendita al quale sei più legato chiaramente è Pizzarium, immagino. Ma diciamo il punto vendita al quale sono legato è Roma. Tu sei perché, romano, tu ti senti romano. No, io mi sento, non mi sento solo romano. Mi sento proprio... Cioè tu sei legato alla terra. Sì, io Roma l'amo in maniera... Si sente anche quando ho sentito altre interviste, ami proprio il luogo dove sei nato. Amo Roma. Amo Roma, non riesco proprio a vivere senza Roma. Roma non vuole padroni, io dentro ci sto bene. Dentro ci sto bene, i romani mi sostengono e poi... Sei un orgoglio per Roma comunque, no? E alla fine hai portato... Beh, un buon ambasciatore, dai. Sì, assolutamente. Assolutamente sì, cioè trovarsi in testa alle classifiche mondiali di pizza, trovi la pizzanteglia, cioè ti trovi... Cioè quest'anno non ci sono stato, però è stato premiato in Messico come terzo pizzaiolo al mondo... E ero l'unico con la teglia, quindi lì una volta che vai su quei podi tu non sei più certo. La pizza lì, sei Roma. Tu sei Roma quando sei su quel podio. Sono curioso di una cosa, no? Quando vedo queste competizioni, a Roma ci sono anche altre diverse tipologie di pizza gourmet, no? Che tu penso che sia stato un po' la primista della pizza gourmet, da quello che penso. Il primo, sì. Esatto, sei stato proprio il primo, no? Sì, anche se la parola gourmet a me non piace. Però perché è molto commerciale, immagino. Ma più che altro è un'etichetta che limita. Esatto. Ok, io faccio pizza rustica. Esatto, è più ok. Bella. Perdonami allora se ho usato il termine. Però chiaramente hai aperto una tipologia di pensiero, no? di questa pizza, e se ne sono nati tantissimi. Una domanda, ma c'è competizione tra di voi? Cioè tra colleghi, perché poi siete colleghi, no? C'è competizione, c'è... Oggi i pizzaioli, che bello, posso dire io sto fuori a tutti, i pizzaioli li mettono in competizione, ok? Ci sono tante gare, tante classifiche, tante guide, quindi sono messi in competizione e sono molto schizofrenici anche nei social, loro devono per forza... fare qualcosa, dire qualcosa, e sì, c'è tantissima tantissima competizione. Il pizzaiolo oggi è un po' un calciatore, un po' un quattone, no? Se lo andiamo a vedere un po' da vicino. E secondo me, cioè, loro aprono sempre queste interviste, queste cose, dicono sempre non dimentichiamoci di essere pizzaioli. Invece io vorrei che si dimenticassero un attimo di essere pizzaioli e pensassero un po' che stanno facendo da mangiare. Quindi il mio sogno è un po' che tutti quanti stanno insieme. Roma è l'unica città d'Italia, e questo lo possiamo dire e affermare, dove i pizzaioli si vogliono bene. Noi a Roma ci vogliamo veramente bene. Quindi c'è rispetto, dai. C'è tantissimo rispetto a Roma. Nel mondo pizza invece c'è una guerra totale. Però i romani sono molto innamorati fra di loro. I ragazzi fanno squadra e ogni volta che si esce tutti quanti insieme a prendere un premio, Roma fa la differenza. Addirittura si facciamo tutte le magliette insieme, una cosa... C'è tanto tanto amore, però nel mondo pizza a livello nazionale e internazionale c'è una bella guerra. Si combattono per chi ha fatto prima una pizza o per chi l'ha fatta dopo. Per me invece non... cioè io sono forse... le mie pizze sono più copiate della settimana enigmistica, se vai a vedere. Ci sono alcune pizze che stanno sui banchi di tutti, addirittura se le rivendicano fra di loro. Quando io l'ho fatta 20 anni fa. Però questo qua è una... È un discorso un po' così. I romani questo non lo fanno. Non lo fanno.